Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, notizie di oggi, martedì 30 gennaio. Soldi nascosti nelle scatole nei biscotti, addirittura all'interno delle ovette di cioccolato, perfino negli assorbenti intimi. Quest'ultimo è lo stratagemma ideato da una trentenne nigeriana in partenza per Lagos via Istanbul, al quale i finanzieri hanno rinvenuto presso l'aeroporto di Caselle Torinese migliaia di euro in banconote di diverso taglio. Il Comune di Favre ha deciso di investire sulla sicurezza, appaltando il ripristino e potenziamento del sistema di videosorveglianza. Verranno piazzate 28 telecamere nei vari punti sensibili del centro abitato. Sempre sul versante della sicurezza sarà importante la messa in funzione dei lettori di targhe che saranno posti in via Caporal Cattaneo e probabilmente lungo le provinciali per Busano e Fronte. Strada provinciale 13 a Fronte chiusa questa mattina dalle 9 per un mezzo pesante che intorno alle 8 è uscito fuori strada nelle curve sulla strada che collega Fronte a San Francesco al Campo. Le ruote posteriori della motrice sono uscite dalla carreggiata, illeso il conducente del mezzo pesante. Il mezzo è stato rimesso in carreggiata dopo oltre 2 ore di lavoro da parte dell'autogru dei Vigili del Fuoco. Un altro mezzo pesante si è invece ribaltato ieri pomeriggio intorno alle 15 sulla strada provinciale 81 a Boschetto, nel Chivassese. Il TIR si è adagiato su un fianco addossandosi al guardrail. Fortunatamente il conducente del mezzo è rimasto illeso. Le operazioni di recupero hanno avuto buon esito. L'inizio dell'anno 2018 è cominciato con una serie di interventi agli edifici scolastici a San Francesco al Campo. Nello specifico si è provveduto a lavori di ampliamento della rete internet presso la scuola primaria Italo Calvino. Verranno svolti in questa settimana i lavori alla scuola media Mario Costa, che prevedono la copertura con pannelli fonoassorbenti di una parte dell'aula dove vengono svolte le lezioni di musica d'insieme. Ancora un'ottima prestazione per il giovane rivarolese Andrea Benvenuti, che lo scorso martedì 23 gennaio sulle nevi di Livigno si è classificato primo tra gli italiani in graduatoria, giungendo 16° assoluto tra i Grom Under 16 della tappa italiana del Mondiale di Snowboard. Per in più, il giovane atleta in gara da poco ha compiuto 11 anni ed è nato nel dicembre 2006. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata! Un saluto amici del Centro Meteo Italiano. Inizia a cedere il campo di alta pressione presente sulla nostra penisola. Aspettiamoci quindi ancora molte nuvole, soprattutto al centro-nord con piovigine diffuse. Vediamo però nel dettaglio e con l'ausilio della grafica accanto le previsioni meteo per mercoledì 31 gennaio. Molte nuvole al mattino al centro-nord con addensamenti più compatti su pianura padana e regioni tirreniche del centro. Locali piovigine su Friuli, Liguria, Toscana e Lazio. Chiarite più ampie al sud. Poche variazioni del pomeriggio con locali deboli piogge che potranno interessare anche Friuli, Liguria e regioni tirreniche centrali. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento ad iniziare dalle regioni settentrionali con piogge diffuse e neve sulle Alpi oltre i 700 mm. Deboli piogge intermittenti anche tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature stazionarie o in leve calo, specie nei valori massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o scaricando la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.